Cerchi un portatovaglioli autunnale e raffinato? Guarda questo video e sarai accontentato. Questa è arte per te, arte Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? L'autunno è veramente entrato come un re nelle nostre vite e va celebrato circondandoci di oggetti belli che ne rievochino le atmosfere. Per la mia tavola, quest'anno cercavo un portatovaglioli che non fosse il classico dozzinale, anche poco elegante portatovaglioli. Nelle tavole eleganti il portatovaglioli proprio non ci andrebbe, però sapete, quando si fa magari un pranzo in piedi oppure quando si è con la famiglia, è un oggettino molto comodo da avere sotto mano e allora ho deciso di renderlo elegante e di atmosfera. Bene, prima di spostarci sul piano da lavoro, ti ricordo che ti aspetto in tutte le librerie con il ricettario dell'arte. E ora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare un fermatovaglioli veramente bellissimo. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro portatovaglioli a forma di melograno per un autunno elegantissimo. Ci occorrerà della pasta modellabile, dei colori acrilici, pennelli, una miretta per modellare la pasta modellabile, ma potete usare anche un tagliabalsa, qualunque cosa abbiate, un pennello più ruvido per lavorare e rigare un pochettino la superficie della pasta modellabile e dell'acqua. Per verniciare del flatting all'acqua, ci occorrerà anche una piccola pinza per aprire la catenella quando dovremo inserirla. Allora, come prima cosa, facciamo un semino del melograno bello grosso. Adesso pratico un buco qui che passi da parte a parte, così il mio chicchino, e col pennellino passo su tutto e lascio asciugare. Adesso facciamo il corpo. Prendo la pasta modellabile e la stendo con uno spessore di circa mezzo centimetro. Una volta steso della grandezza, tagliamolo con la tipica forma. E adesso arrotondiamo ben bene i margini. Adesso stendo un pezzettino di pasta modellabile, così, e lo stendo ben bene con le dita. Quando è bello liscio e morbido, e con i bordi laterali ben discesi verso il piano da lavoro, lo stacco e lo attacco qui sul mio melograno e faccio in modo che scompaia la giunzione, così, quindi elimino questa parte, ripulisco i margini con l'acqua e adesso faccio bagno tutta questa zona e inserisco tanti piccoli chicchi. E adesso anche da questa parte creiamo uno spessore che accompagni la spaccatura.
adesso devo semplicemente ammaccare un po' il melograno, un po' così a ditate, perché il melograno è tutto un po' ammaccato, no? Quindi la superficie va resa bitorzoluta, come proprio questo frutto. Stendiamo un po' di pasta e facciamo una fogliolina. Assottiglio i bordi, faccio la seguente: scollo dietro, attacco la foglia e voilà. La faccio muovere. E poi devo fare una cosa molto importante. Qui devo forare. Adesso lasciamo asciugare e ci rivediamo ad asciugatura completata di entrambi i pezzi. Arrivati a questo punto, il nostro oggettino sarà bello e asciutto, sia la componente a goccia che il melograno. Guardate che carino! Io mi sono anche munita di un melograno perché tra un po' dovremo riprodurre i colori, quindi mi servirà un prototipo dal vero che poi sgranocchierò davanti alla TV. Allora, questo è il mio snack autunnale. Adesso ci serve un tagliabalza perché noi non carteggeremo, non voglio farlo diventare liscio a velluto, ma sfaccetteremo, che è una cosa che nell'home designer mi piace di più. Allora, cosa faccio? Con un tagliabalza, così in maniera del tutto disordinata, semplicemente taglio delle piccole porzioni e creo una superficie multisfaccettata sul melograno, in modo che venga poi automaticamente liscio, ma che abbia anche un senso, cioè che non sia un finto melograno buttato lì, ma abbia anche questa componente un po' moderna, multisfaccettata che lo accompagni. Ora lo poggio e proseguo così il mio lavoro di scalfitura. Lo farò ovviamente solo sulla superficie del melograno, non sulla foglia per adesso, e neanche sul taglio. Ci vediamo quando finisco di sfaccettare tutto. E faccio la stessa cosa anche naturalmente sul semino. Ok, faccio così anche il melograno e ci vediamo alla fine. Dopo aver sfaccettato alacremente entrambi i pezzi, per sfaccettare la parte centrale ho usato anche questo bordo della spatolina. Ho fatto così, guardate, perché in alcuni punti col tagliabalza non ci arrivavo, ma proprio solo la parte così sommitale per non arrecare ulteriori graffi alla superficie. Quindi, dopo aver fatto questo, è arrivato il momento di dipingerlo. E per dipingerlo dobbiamo seguire dei passaggi. Il primo colore che userò sarà un giallo ocra. Lo dipingerò ad acrilico. Prendo un pennello, questo qui, un po' grezzo, lo bagno con l'acqua, il colore abbastanza pieno, e lo passo su tutto. Adesso, dopo aver passato su tutto, liscio il colore con un pennello più morbido e ne do un secondo strato. E lasciamo asciugare il tutto. Adesso a questo colore aggiungo un pochino di rosso e lo mescolo ben bene. Una micro punta di nero. Che dite? Sì, più o meno ci siamo. E comincio a dipingere il mio melograno facendo queste belle striature. Sto attenta ad evitare la foglia, ma neanche tanto,
Il colore non è ancora asciutto, il mio giallo, motivo per cui non insisto neanche troppo con la pittura, scendo velocemente così. Dove voglio che rimanga un po' più chiaro, passo semplicemente in modo più leggero o bagno un po' di più il pennello. Ora prendo un po' di rosso chiaro e lo passo qua e là. Adesso prendo un pochino di blu e una micro punta di giallo e creo una sorta di bruno e strio un po' con il bruno. Se metto troppo, tiro via con il fazzoletto. Gli do delle striate un po' più scure. Prendo un verde, così lo passo su tutta la fogliolina. Quindi scurisco leggermente il verde con una puntina di nero. Do un po' di eterogeneità cromatica alla foglia. Ora devo fare una cosa un po' particolare. E piano piano, con l'ocra, devo andare a illuminare il centro dei chicchi di melograno. Passo e tampono. Quindi prendo del bianco e ora piano piano devo fare una cosa. Devo sporcare l'interno della spaccatura proprio a creare il bianco. Voilà. E adesso con il rosso puro ripasso i miei chicchi uno per uno, quindi li rendo belli rossi ai lati, così, e più scarichi al centro. E adesso faccio la stessa cosa su questo. Allora, lui lo spostiamo un attimo e noi ci vediamo quando sarà pronto per essere verniciato. Il giorno dopo, con il sole che ci rischiara, il nostro pezzo è bello e asciutto. Adesso non dobbiamo fare altro che ripassarlo un paio di volte con del flatting. A voi la scelta se usarlo lucido, matte o satinato. Io lo uso lucido perché mi piace. Ho messo il pezzo su una superficie plastica in modo che non si appiccichi. Voilà, abbondate e fate entrare il flatting qui tra i chicchetti. Facciamo anche il ciondolino e pitturiamolo prima da una parte, facciamo asciugare completamente e poi facciamo anche l'altra parte e ci vediamo a pezzo totalmente asciutto. È importante che sia totalmente asciutto per procedere con la fase successiva. A dopo! Arrivati a questo punto, a pezzo totalmente asciutto, io sto facendo asciugare anche il retro del chicchetto, dobbiamo preparare degli anelli, uno da inserire qui e uno da inserire qui, che siano abbastanza grandi per muoversi con agevolezza, appunto, e ospitare anche una catenella. E direttamente così, senza srotolarlo, io ne taglio un po' di giri, faccio scorrere all'interno del buco, un po' come si fa con i ganci per le chiavi. Chiudiamolo annodando a spirale un po' l'eccesso, quello che si accavalla ai giri precedenti. Voilà! E faremo la stessa cosa anche sul nostro chicchetto, che spero nel frattempo si sia asciugato. Quindi prendo anche qui tre giri.
Adesso prendiamo un po' di catenella, inserisco e richiudo da una parte e dall'altra. Voilà! E il nostro portatovaglioli è pronto. Ora vi faccio vedere come funziona. Ora ditemi se non è un complemento d'arredo bellissimo per una casa sofisticata. E quando finiscono i tovaglioli non rimane un qualcosa di brutto sulla tavola, ma rimane un elemento d'arredo. Che ne pensate? Fatemelo sapere. Adesso io vi lascio alle foto per farvelo meglio apprezzare, metterò un tovagliato ad hoc e poi mi direte cosa ne pensate e ci vediamo subito dopo per chiacchierare un po'. Ciao! Visto che bello il nostro fermatovaglioli, ve lo faccio vedere, ce l'ho qua. Guardate che bello, guardate le sfaccettature che ho dato col taglia balza, che bella superficie realistica che regalano. È proprio come la buccia del melograno, tutta martellata. E allora, questo è un oggetto che anche dovesse rimanere sguarnito di tovaglioli sul vostro tavolo, non riecheggerà al disordine, all'approssimazione, ma sarà comunque un oggettino di design davvero carino da possedere e da avere sempre lì a portata di mano. Se questo video ti è piaciuto, regalami un pollice in su e magari anche una condivisione. Io ti aspetto su tutti i miei social. Intanto, se non sei iscritto su Arte per Te, quale momento migliore per farlo? Clicca su iscriviti e pigia la campanella per essere avvisato della pubblicazione di ogni video nuovo. Ti aspetto anche sul mio canale di lifestyle Ombretta, un canale carinissimo in cui possiamo chiacchierare moltissimo, e poi ti aspetto anche su Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina. Ti aspetto anche su Facebook, su TikTok e su Instagram, trovi tutti i link qui giù in info box. Ti aspetto in libreria con il ricettario dell'arte, ma soprattutto ti aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Grazie per essere stati con me anche oggi. Fatemi capire se questo video vi è piaciuto. Bene, aspetto tutti i vostri commenti per stimolare la mia futura creatività. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!